Saramalara, esordio da difensore centrale oggi contro il Mozzanica, una buona prestazione. Come ti sei trovata in coppia con Giada Nicco? Allora, con Giada abbiamo subito trovato il feeling, ho chiesto al mister di ricoprire questo ruolo perché mi sento più sicura. Abbiamo cercato di interpretare meglio la partita dietro, credo ci siamo riusciti al meglio. Dispiacere per questa sconfitta, dopo un buon primo tempo giocato, dobbiamo dirlo, prevalentemente in fase difensiva, sembrava la squadra potesse reggere anche nei secondi 45 minuti, ha deciso un episodio e poi il secondo gol è arrivato su fallo su Cesar, ha tagliato un po' le gambe alla squadra. Sì, il primo gol è stato anche una sfortuna perché ci sono stati due rimpalli, uno mi pare di Giada e uno mio, abbiamo mandato fuori tempo il portiere, il secondo gol assolutamente irregolare, però non sono questi gli episodi che secondo me hanno fatto perdere la partita alla squadra. Dobbiamo trovare un po' più di equilibrio tra difesa e attacco e dobbiamo concretizzare di più, se no i risultati non possono arrivare sicuramente dai difensori. Ecco, sulla carta adesso sembra impossibile invertire la marcia, la tendenza di questi risultati negativi, dato che sabato prossimo arriverà la Torres a Torino. È partita difficilissima, noi cercheremo di difenderci al meglio, però non c'è da cercare il risultato contro una squadra di quel calibro. Com'è il morale del gruppo dopo la settima sconfitta consecutiva? A fine di ogni partita c'è sempre il morale più sotto i piedi e noi cerchiamo di farci un po' di forza, cercano di farci forza, però serve il risultato per ritrovare un po' di serenità.